La Sicilia è zona arancione, anche le scuole restano chiuse fino al 17 gennaio. Salvini a Palermo per l'udienza preliminare, l'ex ministro è accusato di sequestro di persone, il giudice deciderà se rinviarlo a giudizio. Il gruppo di esperti della regione al lavoro per bloccare il deposito di scorie nucleari. L'associazione di volontariato e ragazzi della Trinacria si rimboccano le maniche per dare decoro ai quartieri, oggi lavori a San Vito. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il presidente della regione Nello Musumeci adotta misure ancora più stringenti rispetto al protocollo nazionale per la zona arancione. I dettagli della nuova ordinanza con Lello Casesa. Da lunedì la Sicilia sarà zona arancione. Il presidente Musumeci ha firmato la nuova ennesima ordinanza. A chiedere misure rigide è stato lo stesso presidente dopo aver saputo di una prima ipotesi per la Sicilia prevista in zona gialla. Siamo preoccupati per l'attuale andamento della curva dei contagi in Sicilia, ha dichiarato Musumeci. Per questo abbiamo chiesto al ministro Speranza di anticipare di almeno una settimana il provvedimento di istituzione della zona arancione per la Sicilia. Nonostante l'indice RT dell'isola non prevedesse infatti questa classificazione, con grande senso di responsabilità abbiamo previsto misure più stringenti a salvaguardia del nostro territorio. La telefonata del ministro Speranza arriva durante l'inaugurazione del reparto di terapia intensiva del Policlinico di Palermo. Razza sussurra all'orecchia del presidente: si sta decidendo la zonizzazione delle regioni, abbiamo un indice RT minimo di 0,99 più bassi d'Italia, ma 0,99 prossimo all'1, quindi ritardare di una settimana alcune misure non serve se non a creare ulteriori danni ai cittadini. L'ordinanza di Musumeci stabilisce l'adozione di misure più restrittive per evitare la crescita dei contagi nell'isola. Controlli per chi arriva in Sicilia, registrazione obbligatoria e tampone rapido e la riduzione dei voli da e per la Sicilia. Previste misure di distanziamento negli esercizi commerciali con la previsione di screening per gli operatori. I sindaci hanno la facoltà di regolamentare l'accesso nelle zone commerciali per evitare gli assembramenti. Prevista la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 16 gennaio per tutte le scuole elementari e medie inferiori e fino al 30 gennaio per gli istituti superiori. Analoghe disposizioni potranno essere adottate da parte della conferenza dei rettori. Prosegue normalmente invece l'attività in presenza per nidi, asili e scuole dell'infanzia. Sono certo, afferma Musumeci, che tornerà a prevalere la responsabilità collettiva. Sarebbe assurdo se per la indisciplina di una minoranza si dovessero pagare ancora costi sociali ed economici enormi. Siamo preoccupati, dichiara Ruggero Razza, assessore alla sanità, non tanto per la tenuta del sistema sanitario, che ha un indice di occupazione basso dei posti letti, né per l'organizzazione della campagna vaccinale, che ci vede secondi in Italia per numero di dosi somministrate. Siamo preoccupati per la crescita dei contagi. Presidente Musumeci ha emanato una nuova ordinanza di contenimento al coronavirus, che tiene conto di alcune preoccupazioni emerse dal Comitato Tecnico Scientifico Regionale, che abbiamo trasmesso anche a livello di governo centrale, al Comitato Tecnico Scientifico Nazionale e alla cabina di regia. La Sicilia parte da una zona arancione che noi abbiamo vissuto nelle settimane scorse e grazie alla quale abbiamo abbassato i contagi e gradualmente reso meno pesante la vita delle strutture ospedaliere, ma è una zona arancione che viene rafforzata dalle misure sulla scuola, dalle misure antiassembramento, dai controlli agli ingressi, da una maggiore presenza e da maggiori azioni di screening e quindi da un sistema sanitario che negli ultimi mesi ha raddoppiato il numero delle proprie risorse umane sul territorio di ogni singola provincia e quindi vuol dire un contact tracing più veloce, più efficace, più efficiente e il ricorso agli strumenti diagnostici dal tampone molecolare al tampone rapido. Abbiamo alcuni mesi ancora difficili, sono importanti soprattutto per proteggere la campagna vaccinale e in queste settimane, inutile nasconderlo, i contagi sono schizzati in alto. Lo avevamo detto che il periodo delle feste avrebbe dovuto fare vivere a ciascuno questo momento nella propria intimità e con maggiore responsabilità. Purtroppo così non è stato e
ne vediamo i risultati. Oggi quasi 2.000 nuovi positivi. Poco importa che ancora non ci sia una forte pressione sul sistema sanitario. Quando è partita la seconda ondata siamo partiti da 70 posti di terapia intensiva. Oggi partiremmo da 200. Ecco perché servono, le vogliono i cittadini, misure di maggiore contenimento. Serviva da parte della regione siciliana un segnale molto forte anche al governo nazionale, che abbiamo potuto trasmettere grazie al parere del comitato tecnico scientifico. Il monitoraggio non è concluso, il monitoraggio è quotidiano, valuteremo se restringere ancora di più in quelle aree dove il contagio dovesse essere crescente, così come il Comitato Tecnico Scientifico ha detto nel suo parere. Intanto l'auspicio è che i cittadini vogliano vivere queste settimane con un maggiore senso di responsabilità e che anche le istituzioni, penso quelle che sono deputate ad esercitare i controlli sulle città, sull'ordine pubblico, sulla sicurezza dei cittadini, vogliono dare un contributo un po' più significativo, se serve anche facendo ricorso alle associazioni di protezione civile, al nostro volontariato. Ma è indispensabile che queste giornate di maggior contenimento si accompagnino a responsabilità da parte dei cittadini e a controlli da parte delle forze dell'ordine. Ed a proposito di restrizioni scolastiche, l'intervista del nostro direttore Arturo Cantella al dirigente dell'Istituto Rita Levi Montalcini, Luigi Costanza. Vediamo. Da oggi al via le nuove disposizioni per le scuole elementari, le scuole d'infanzia. Ne parliamo con il dirigente scolastico dell'Istituto Rita Levi Montalcini, il professore Luigi Costanza. A seguito dell'ordinanza contingibile numero 5 del presidente della regione, onorevole Musumeci, da lunedì le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado effettueranno, come anche del resto le scuole superiori, la didattica a distanza, atteso che le scuole saranno chiuse. Per quanto riguarda le scuole del primo ciclo, da lunedì fino a sabato ci sarà la didattica a distanza, mentre proseguiranno regolarmente le attività per quanto riguarda la scuola dell'infanzia. Noi come Istituto Rita Levi Montalcini siamo preparati, perché è già stata approvata sia in consiglio dell'istituto che in collegio docente la didattica digitale integrata, quindi da lunedì proseguiranno le lezioni in remoto con gli alunni che seguiranno le lezioni a distanza. Per cui dico, siamo preparati, sperando che questo periodo possa terminare nel più breve tempo possibile, quindi entro la fine della prossima settimana poi riprendere regolarmente le lezioni, perché le lezioni in presenza sicuramente hanno tutt'altra valenza che rispetto alle lezioni a distanza. Preside, il momento coincide anche con le iscrizioni del nuovo anno scolastico, con i vostri 8 plessi, ecco, in questo caso che consiglio dare a chi si vuole iscrivere? Ma il consiglio, l'Istituto Rita Levi Montalcini è un istituto ormai in tessuto nel territorio di Agrigento, come diceva lei, è composto da 8 plessi, ai quali quest'anno si sono aggiunti altri 3 plessi, visto che per le distanze Covid abbiamo ridotto il numero degli alunni nelle varie aule. Per cui dico, il mio istituto è un istituto che dà un'ampia offerta formativa, già abbiamo avuto le numerose richieste e già delle iscrizioni già fatte, perché la data di inizio è stata fissata al giorno 4, già, ripeto, noi abbiamo avuto diverse richieste di iscrizione, quindi sicuramente siamo fiduciosi che della proposta che noi stiamo portando avanti, soprattutto della fiducia che le famiglie ci stanno dando ormai da diversi anni, atteso che la nostra è una popolazione che supera quasi 1.200 alunni. Non avrebbe rispettato le regole anti-Covid-19, per questo motivo per un noto locale della via Tenea d'Agrigento è stata ordinata la chiusura immediata ed è stata elevata anche una sanzione amministrativa. Tutto è accaduto ieri sera, primo giorno di zona gialla dopo quelli rossi dell'Epifania. Le forze dell'ordine, a quanto pare dopo una segnalazione, si sono recate sul posto ed hanno disposto l'immediata chiusura dell'attività di ristorazione beverage. Il locale dunque dovrà rimanere chiuso per 4 giorni. Non si tratta del primo locale di Agrigento ad essere stato temporaneamente chiuso per il mancato rispetto delle prescrizioni anti-Covid. È già accaduto tanto in centro quanto nel rione balneare di San Leone.
Ravanusa registra più di 56 casi di positivi e il sindaco Carmelo D'Angelo si dice preoccupato e lancia un videomessaggio. Vediamo. Sono stati in totale 7.743 i vaccini anti-Covid somministrati ieri 8 gennaio su altrettanti soggetti rientranti nel target previsto dal piano nazionale. Salgono così a 51.558 le persone che in Sicilia sono state sottoposte a vaccino dall'avvio della campagna vaccinale. Intanto cresce ancora il contagio dal Covid-19 in Sicilia, in particolare a Ravanusa, circa 56 casi positivi, tra cui una dozzina da aggiungere al tampone in attesa di quello molecolare. Una situazione particolare denunciata dal sindaco Carmelo D'Angelo anche per via dei comportamenti indisciplinati da parte dei cittadini. Le raccomandazioni oggi del primo cittadino e l'appello a buonsenso da parte del sindaco che annuncia misure ancora più stringenti. Cresce ancora rispetto ai giorni scorsi il contagio da coronavirus in Sicilia, ma cresce anche a Ravanusa, dove registriamo un bollettino di 56 casi positivi comunicati dall'ASP. A questi dobbiamo aggiungere almeno un'altra dozzina, forse più, di nostri concittadini positivi al tampone ed in attesa del risultato del molecolare. La situazione è molto preoccupante, anche a causa forse di comportamenti indisciplinati, dobbiamo ammetterlo, dei nostri concittadini. Ma la situazione rischia di assumere una rilevanza tale che il rischio di contagio per tutti è dietro l'angolo. Gli appelli al buon senso e al rispetto delle norme non servono più. Riusciamo ancora oggi ad avere il controllo sui pazienti contagiati, ma l'ASP non riesce a tracciare tutti i contatti e pertanto siamo costretti ad assumere alcune misure più stringenti anche per consentire un maggiore controllo delle forze dell'ordine. Ma senza collaborazione, cum grano salis, la situazione rischia veramente di degenerare. Non abbiamo un esercito che può controllare le case di campagna dove ci sono state feste di Natale. Non abbiamo l'esercito e forse neanche la potestà di entrare nelle case di cittadini dove ci sono stati pranzi, cene, giocate. Non possiamo impegnare tutte le forze dell'ordine per inseguire chi confonde l'asporto con la consumazione a 3, 4, 5, 10 metri dai locali, perché non riesce a comprendere che in questo momento il caffè lo si può prendere benissimo a casa senza bisogno di incontrare gli altri. A messa prendiamo esempio da Papa Francesco, che riesce a celebrare anche con pochissime persone e non credo che commette peccato nel dare l'esempio del rispetto delle norme e soprattutto nel dare l'esempio del rispetto degli altri. Ecco, almeno in chiesa diamo l'esempio di come bisogna comportarsi in questo momento. Il ministro Speranza oggi ha firmato un'ordinanza che individua la Sicilia come zona arancione. Il presidente Musumeci poco fa ha firmato un'altra ordinanza che prevede ulteriori misure restrittive per il contenimento del contagio. Da domani e per i prossimi giorni, per i prossimi 10 giorni, con possibilità di proroga in base all'andamento epidemiologico che avremo a Ravanusa, abbiamo previsto ulteriori misure restrittive. Abbiamo previsto la chiusura al pubblico degli uffici comunali, che potranno ricevere solo per appuntamento, che dovrà essere richiesto almeno 24 ore prima, compreso anche l'accesso alla biblioteca, che sarà contingentato. Abbiamo previsto la chiusura pomeridiana del cimitero comunale e abbiamo stabilito
che lo stadio comunale sarà aperto solamente dalle 7:15 alle 11:30 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18, esclusivamente per l'attività motoria, con un numero massimo di presenze di 10 persone per ogni ora, e per l'utilizzo del campo da tennis. Da lunedì è prevista la sospensione dell'attività didattica in presenza. Il presidente Musumeci l'ha prevista per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Noi aggiungiamo anche la scuola dell'infanzia, che assieme alla primaria e alla secondaria di primo grado potranno svolgere la propria attività a distanza, con la cosiddetta didattica a distanza. Da domani ci sarà il divieto di asporto per i locali che si trovano o si troveranno nelle cosiddette zone rosse dalle ore 18 alle ore 24. Saranno individuate queste zone in base ai suggerimenti che arriveranno dalle forze dell'ordine, e i locali che saranno dentro la zona rossa dalle 18 alle 24 potranno continuare a svolgere la propria attività con servizio a domicilio, ma non sarà consentito di fare l'asporto, e quindi gli avventori non potranno fare i furbetti pensando di fare asporto consumando a pochi metri dal locale. Mi auguro che non sia necessario assumere altri provvedimenti restrittivi nei prossimi giorni, e che ognuno di noi si dia le proprie limitazioni per garantire la propria salute e per garantire la salute della nostra comunità. Vaccini anti-Covid. Il garante dei detenuti chiede di inserire polizie e soggetti reclusi in cella tra le categorie prioritarie. Vediamo. Il personale penitenziario e l'intera popolazione detenuta in Sicilia siano inclusi tra le categorie vulnerabili da prendere in considerazione in via prioritaria nell'ambito della campagna vaccinale contro il Covid-19. Il garante dei detenuti scrive una lettera al presidente della regione siciliana Nello Musumeci e dall'assessore regionale alla salute Ruggero Razza per sottoporre alla loro attenzione l'esigenza di includere il personale penitenziario e l'intera popolazione detenuta in Sicilia tra le categorie vulnerabili da prendere in considerazione in via prioritaria nella campagna che dovrebbe ridurre il rischio dei contagi da Covid-19. Le ragioni che giustificano questa esigenza prioritaria di inclusione sono state più volte manifestate pubblicamente e sono del resto facilmente intuibili. Gli istituti penitenziari, dice Fiandaca, e come apprendiamo dai colleghi di Blog Sicilia, sono infatti luoghi particolarmente soggetti al rischio di diffusione dell'infezione da Covid, come comprovato dalle centinaia di casi di poliziotti penitenziari e detenuti infetti e da svariati casi di soggetti deceduti per contagio da Covid-19 verificatesi nell'ambito degli istituti penitenziari italiani. Questa particolare esposizione al contagio, come è stato più volte sottolineato, dipende dalle stesse caratteristiche degli istituti di pena, che sono comunità aperte, numerosi contatti esterni e insistono su strutture mediamente sovraffollate in condizioni igieniche spesso precarie, che come tali impediscono il rispetto del distanziamento sociale e la sistematica adozione delle altre misure di prevenzione raccomandate alla generalità della popolazione. Ed aggiungere che anche tra i detenuti siciliani è elevato il numero degli ultra sessantenni e delle persone affette da comorbidità severa, immunodeficienze o fragilità. È in ogni caso questo tipo di popolazione detenuta comparativamente ancora più vulnerabile, che dovrebbe essere fatta oggetto di considerazione primaria nella scala delle scelte prioritarie per la somministrazione del vaccino. Intanto in Sicilia sono stati somministrati 7.743 vaccini anti-Covid su altrettanti soggetti rientranti nel target previsto dal piano nazionale. Salgono così a 51.558 le persone che in Sicilia
sono state sottoposte a vaccino dall'avvio della campagna vaccinale. Il dato è estratto dalla piattaforma nazionale e in costante aggiornamento. Avrebbero aggredito e picchiato con un tondino di ferro di 60 centimetri, un casco da motociclista, un 55enne, due fratelli agrigentini di 24 e 19 anni sono stati arrestati dai poliziotti della sezione volanti della questura per l'ipotesi di reato di lesioni personali aggravate in concorso. Su disposizione del sostituto procuratore di turno Emiliano Abbusto, i due indagati, che hanno nominato quale loro difensore di fiducia l'avvocato Teresa Alba Raguccia, sono stati inizialmente, subito dopo le formalità di rito dell'arresto, posti ai domiciliari. Ieri il giudice Manfredi Coffari non ha convalidato l'arresto, i due fratelli sono tornati in libertà senza nessuna misura cautelare. Il 55enne aggredito, subito dopo la presunta aggressione, venne portato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove i medici gli hanno diagnosticato una frattura scomposta pluriframmentaria del terzo dito della mano destra e ferite lacero-contuse craniche. La prognosi diagnosticata per una completa guarigione è stata di circa 30 giorni. Tre le volanti che nel primo pomeriggio di giovedì sono accorse a Villa Seta, dove veniva segnalato un uomo ferito. Il 55enne ai poliziotti avrebbe riferito, ha formalizzato denuncia, ad essere stato, mentre si trovava nei pressi della sua abitazione, aggredito da due fratelli che poi avrebbero anche danneggiato l'autovettura della vittima, frantumando il parabrezza e lo specchietto retrovisore. Due persone con le quali a quanto pare la vittima, stando a quanto da lui stesso riferito alla polizia, avrebbe avuto in passato altri problemi. La crisi di governo al momento appare essere quasi inevitabile. Il vertice di maggioranza ha aumentato le distanze tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi. Il nostro direttore Arturo Cantella ne ha parlato con il deputato pentastellato agrigentino Michele Sodano. Vediamo. Con momento di stasi si parla tanto di crisi, con Renzi che cerca di destabilizzare il governo Conti. Ecco, lei fa parte della commissione bilancio, quali sono gli ultimi umori? Ci sarà una crisi? Si andrà a un nuovo governo? Ci anticipi qualcosa? Ma sicuramente bisogna fare una riflessione. Allora, noi dobbiamo spendere 240 miliardi di euro. C'è una crisi pandemica più grande del mondo, è iniziata una campagna dei vaccini, un momento di massima allerta anche per tutta la politica internazionale, basti vedere come succede in America, e noi in Italia abbiamo soggetti come Matteo Renzi che si permettono di destabilizzare in governo ma anche in paese i cittadini, perché oggi dobbiamo dare serenità ai nostri cittadini e far vedere quello che stiamo facendo, lavorare tutti insieme, anche con le opposizioni, con Salvini, con la Meloni, anche se secondo me valgono veramente poco politicamente, ma bisogna fare uno sforzo di unire tutte le forze. Oggi invece la politica italiana ci insegna, noi cittadini, che per qualcuno è il momento giusto per chiedere più poltrone e noi a certi ricatti non ci stiamo. Per noi Conte è una garanzia, Conte deve rimanere in premier di questo paese per portarci fuori da una crisi. Renzi sta facendo una terribile figura, se ne assumerà una responsabilità più che in termini di consensi, proprio in termini di quanto male può fare al nostro paese. Però sono sicuro che con Conte, con Di Maio, tutta una forza parlamentare, ragazzi, attiva notte e giorno, riusciremo non solo a mantenere Conte ma ad allontanare dalla politica certi soggetti che politica non dovrebbero fare più e a farci uscire da questa crisi tremenda del coronavirus. Si esclude un Conte terro, magari addirittura si parlava di un Draghi con un governo unità nazionale? No, per noi Conte è una garanzia, per noi Conte è assolutamente una roba che non sacrifichiamo, altrimenti andiamo al voto. C'è chi dice che il Movimento 5 Stelle abbia paura di andare al voto, smentisco questa cosa, se Conte non sarà il nostro premier andiamo al voto, perché noi non possiamo essere soggetti ai ricatti della politica, siamo entrati qui per cambiare tutto, ci viene difficile, delle coppe che vengono riconosciute al Movimento 5 Stelle sono legittime, perché noi con un 30% governiamo prima con la Lega, poi con il PD, non riusciamo ad avere il 51% a fare quello che vogliamo, quindi la nostra è una battaglia silenziosa, prendiamo colpi, prendiamo batoste, ma non solo sapremo risollevarci, ma offriremo le garanzie maggiori ai cittadini italiani che vogliono un paese diverso. È una classe politica giovane che anche io rappresento, sono una garanzia di questo cambiamento e tanti altri si devono aggiungere. Vedete che tutti questi che sono qui dovrebbero fare tutti politica e togliere un po' di terreno a una serie di sciacanni della politica che fino adesso abbiamo vissuto soprattutto nel nostro territorio. Basti pensare a quello che succede in regione, che mentre c'è una crisi del coronavirus cosa fanno? Si alzano le pensioni. È una vergogna.
Oggi è il giorno dell'udienza preliminare al carcere del Lucciardone di Palermo per il processo Open Arms che vede coinvolto il segretario della Lega Matteo Salvini, l'ex ministro dell'Interno accusato di sequestro di persone e rifiuto di atti d'ufficio. Salvini si è presentato all'aula bunker accompagnato dall'avvocato Giulia Bongiorno e all'entrata non ha rilasciato dichiarazioni. Secondo la procura diretta da Francesco Lovoi, il divieto di far sbarcare a Lampedusa i 107 migranti salvati dalla Open Arms nell'agosto 2019 fu un atto illecito. 5 migranti che adesso vivono in Germania sono parte civile, così come la ONG spagnola che operò il salvataggio e il comandante della nave. Il giudice dovrà stabilire se disporre il processo a carico del leader della Lega, che sarà a quel punto giudicato dall'autorità giudiziaria ordinaria, o il suo proscioglimento. L'udienza è cominciata, sono 18 le parti civili che hanno chiesto di costituirsi. Il GUP Lorenzo Gianelli ha ammesso tutte le istanze di costituzione presentate, tra cui anche associazioni. La procura di Palermo ha anche chiesto al GUP di rettificare sul capo di imputazione il numero dei migranti sequestrati da 107 a 147. Gruppo di lavoro della Regione per bloccare il deposito di scorie nucleari. L'organismo, guidato dall'assessore regionale all'ambiente Totò Cordaro e coordinato da Aurelio Angelini, coinvolgerà le 4 università siciliane e i comuni interessati e dovrà fornire il parere contrario alla Sogin. Lello Casese. Costituito dal presidente della Regione Musumeci, il gruppo di lavoro per opporsi alla realizzazione in Sicilia del deposito nazionale di rifiuti radioattivi, le cosiddette scorie. Aurelio Angelini coordinerà il gruppo, capeggiato dall'assessore all'ambiente Totò Cordaro. Ne faranno parte le 4 università siciliane di comuni interessati e dovrà fornire il parere contrario alla Sogin, che ha individuato 4 località siciliane fra le 67 che potrebbero ospitare la struttura. I centri maggiormente interessati sono la zona fra Castellana Sicula e Petralia Sottana, Trapani, Calatafimi Segesta e Butera. Per tutti i siti individuati le obiezioni principali sono il rischio sismico. Il mega investimento per realizzare la struttura su un'area di 150 ettari, a cui sono già contrari la Regione, i comitati locali e tutti i partiti politici, ha un costo di circa 900 milioni di euro. Legambiente è favorevole alla realizzazione del deposito, ma senza preferenze per la località. Una lunghissima questione attesa durante l'agosto scorso e poi slittata a causa pandemia ed elezioni. L'Unione Europea ha già aperto una procedura di infrazione contro l'Italia. Attualmente i rifiuti radioattivi sono stoccati in una ventina di siti provvisori che non sono idonei ai fini dello smaltimento definitivo. La soluzione passa da 67 luoghi in 7 regioni e 4 potrebbero essere allocati in Sicilia. Infuocata la reazione dei sindaci interessati, abbiamo appreso di questa ipotesi dalla stampa nazionale, sarebbe stato giusto informarci preventivamente. Il nostro territorio, fortemente vocato all'agricoltura, non può permettersi di ospitare un deposito di rifiuti radioattivi, scrive il sindaco di Butera in provincia di Caltanissetta. Approfondiremo questo progetto con i tecnici, ma annuncio fin da adesso che metteremo in campo tutte le nostre forze per un coinvolgimento della popolazione attraverso un referendum. La Sicilia, rispetto ad un tema così delicato e complesso come quello dello smaltimento dei rifiuti nucleari e della tutela ambientale, non può accettare l'idea di scelte calate dall'alto. Riteniamo fondamentale un pieno confronto tra il governo nazionale, governo regionale e le comunità locali interessati. Questa la dichiarazione dell'assessore all'ambiente Totò Cordaro in merito all'individuazione delle 4 aree potenzialmente idonee alla costruzione del deposito nucleare nazionale. Siamo già attivi ed in contatto con gli enti nazionali preposti e faremo valere le ragioni dell'isola nelle opportune sedi di confronto, sempre nell'esclusivo interesse dei siciliani. Il sostituto procuratore della Repubblica Alessandra Russo ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 9 persone coinvolte nell'inchiesta Piazza Pulita, che avrebbe smantellato un vasto giro di droga che si snodava tra Piazza Ravanusella, via Vallicaldi e via Gallo ad Agrigento. L'11 marzo prossimo, davanti il gruppo del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, compariranno gli imputati che per mesi, secondo l'accusa, avevano riversato tra i vicoli del centro storico di Agrigento fiumi di hashish e marijuana. Giovani e
giovanissimi i clienti prediletti della banda di Gambiani che si erano quasi impossessati della centralissima piazza Ravanuselle di vie e viuzze della Movida. Spaccio a cielo aperto di giorno e di notte nei confronti di ragazzi frequentatori di pub, di happy hour o studenti all'uscita di scuola. In più occasioni la banda non aveva esitato, come registrato dalle telecamere dei carabinieri, a prendere a bottigliate in testa i loro giovani clienti. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. I ragazzi della Trinacria, associazione di volontariato di Agrigento, oggi si rimboccano le maniche nel quartiere di San Vito. Arturo Cantella. Nuovo appuntamento oggi dei ragazzi volontari dell'associazione Ragazzi della Trinacria, che insieme ad altri della cooperativa Delfino e tanti altri che si sono uniti hanno pulito il quartiere di San Vito, uno spazio che da anni ha abbandonato a se stesso senza alcuna cura. Si sono tolte le erbacce da tutti gli angoli, ridipinte le ringhiere dopo averle ben pulite dalla ruggine. Quello nostro è un lavoro che continua instancabile, perché intanto questo è un luogo bellissimo veramente, dove si può godere una vista spettacolare, però il nostro lavoro è proprio quello di restituire pezzi belli della nostra città. Tra l'altro dobbiamo dire che le scalinate ad Agrigento sono tantissime e vedrete quando sarà finita, sarà veramente un colpo d'occhio. La cosa bella è questa collaborazione, siamo tutti assieme oggi per collaborare e regalare un pezzo meraviglioso della nostra città. Sono felice che oggi siamo in tanti per questa nuova iniziativa di sensibilizzazione civile. Abbiamo coinvolto tantissime persone, dalla cooperativa agli abitanti del quartiere. È stata veramente una bellissima iniziativa, perché abbiamo unito e integrato anche una parte della nostra popolazione che è più fragile. Oggi proveremo a finire tutto e vedremo subito i risultati di questa magnifica iniziativa. Fin da piccolo frequentavo questo quartiere, adesso dopo aver aperto qui una sede dello studio legale, conoscendo questa iniziativa mi è sembrato giusto e doveroso spendermi a collaborare con l'associazione, e tutti quanti stanno lavorando qui. Una raccolta fondi che in poco tempo ha raggiunto la quota necessaria per comprare l'attrezzatura e sistemare discerbamento, pittura, quindi io credo che ognuno di noi, specialmente appunto chi frequenta e chi gode di questo bellissimo quartiere, debba fare assolutamente la propria parte. E qua in merito a tutto di questi ragazzi stupendi, io penso che passare un sabato mattina così a sudare, a sporcarsi, però a migliorare una città sia straordinario, e tutto merito loro. Hanno organizzato una campagna di raccolta fondi anche su internet, riuscendo a ricevere 200 euro in meno di una giornata, e significa che sono queste le cose che contano, una cosa più bella, oltre al lavoro che si può fare, perché stiamo bonificando un'area di San Vito dimenticata da decenni, non da adesso. C'è anche un fatto di stare insieme delle persone, creare comunità, socialità, condividere valori e cercare di costruire veramente una coscienza civica. Quindi complimenti ai ragazzi della Trinacria d'Agrigento. Abbiamo proposto ai minori ospiti del centro e hanno aderito praticamente tutti, proprio perché è stata un'occasione per restituire tutto quello che ricevono dalla città di Agrigento che li ospita. Ecco, sentiamo uno dei ragazzi che frequenta la cooperativa. Allora, mi chiamo Abdullahi Giallo, sono il mediatore culturale della Sanitaria Delfino, ci lavoro da quasi 7 anni. Agrigento, diciamo che siccome è una città di accoglienza, diciamo che accoglie qualsiasi persona, e quindi è bene che anche i ragazzi quindi partecipano su queste belle iniziative, anche a restituire anche alla popolazione. Questa cosa è una cosa importante e fondamentale. Io sono qua ad Agrigento e mi trovo bene, lavoro anche magari anche per portare avanti le cose anche sull'integrazione, che è una cosa importante. Aiuto i fratelli tipo in qualsiasi genere di razza, anche per fargli capire di che cosa si tratta veramente l'integrazione, anche l'immigrazione.
Ad Agrigento si procede alla progettazione dei lavori di recupero in sicurezza del versante nord-ovest dei palazzi cosiddetti CREA, al Viale della Vittoria, teatro della disastrosa frana del 5 marzo 2014, del versante sottostante la Via Picone, soggetto a rischio idrogeologico e pericolosità. Dalla Tesoreria dello Stato, provenienti dal Ministero dell'Interno, sono stati accreditati in proposito 103.879 euro. Il Comune li ha impegnati in un apposito capitolo di bilancio. Cocaina per 1 milione di euro è stata sequestrata dai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania e dal personale delle agenzie delle dogane. Quasi 7 chili di droga destinati al mercato catanese provenienti dall'Ecuador erano stati abilmente occultati in un carico di frutta esotica negli sportelli del motore di refrigerazione di un container e confezionati in panetti da 1 chilo. È stata l'attività di controllo finalizzata al contrasto dei traffici illeciti e un'attenta analisi dei rischi locali a permettere ai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, assieme al personale dell'Agenzia delle Dogane, a fare la scoperta durante un servizio nel porto etneo. Mafia, chiesti 8 anni di carcere per l'ex consigliere comunale di Castelvetrano. Gian Balvo era stato intercettato mentre si diceva pronto a rischiare 30 anni di galera per nascondere Messina denaro. I dettagli nel servizio. Sono in tutto 8 gli anni di reclusione in carcere chiesti in appello per Lillo Giambalvo, l'ex consigliere comunale di Castelvetrano, accusato di essere tra i favoreggiatori del boss latitante Matteo Messina Denaro. L'imprenditore, che era stato arrestato nel 2014 nell'ambito del Blitz Eden 2, che consentì di mettere le manette ai polsi a 16 soggetti ritenuti cosiddetti soldati di Messina Denaro. È intervenuto il nipote. Perché? Oddio, ha scritto il nipote, che è quello del cuore. Sì. Lui non sa che con me è molto amico, ma sul serio è molto amico. È questo cognato di... Sì, ho capito, quello che mi ha detto prima, ho capito. Voglio fare proprio un bello regalo, che voglio fare. Appena scende, ci dice buongiorno a tutte. Sì, io qua, persona ci c'è tutto Sario, ci c'è tutto Leo, ci c'è tutto il mio posto completo a disposizione. Però minchia compa, ma non ti faccio fare né buce né niente, eh? A essere peggio un cacciamato, essere. Dapprima fu assolto dai giudici di primo grado, ma successivamente al suo ritorno in consiglio comunale, guarda caso l'ente venne sciolto per infiltrazioni mafiose. Il sostituto procuratore generale Carlo Marzella, che ha chiesto ed ottenuto la riapertura dell'istruttoria dibattimentale, adesso ha chiesto ai giudici della quarta sezione penale della Corte d'Appello di Palermo la sua definitiva condanna. Le ulteriori attività istruttorie, ha detto il magistrato durante la requisitoria, consentono di ritenere provata la partecipazione alla famiglia di Castelvetrano. Giambalvo era stato intercettato mentre si diceva pronto a rischiare 30 anni di galera per nascondere Messina Denaro, ma anche di essere disposto ad uccidere il figlio dell'allora collaboratore di giustizia Lorenzo Cimarrosa. Se fossi io Matteo ci ammazzasse figlio, aveva detto in dialetto siciliano. Elementi che ovviamente non convinsero i giudici di primo grado, che lo hanno assolto nel 2015. Nel lungo atto di accusa viene ricostruito il metodo mafioso adottato da Giambalvo in 3 campagne elettorali: le elezioni regionali in Sicilia del 2012, le amministrative di Castelvetrano nel 2012 e quelle di Campobello di Mazzara nel 2014, rapporti con esponenti politici di rilievo come Paolo Ruggirello, con cui Giambalvo ha progettato la realizzazione di un self-service nel parco archeologico di Selinunte, in sinergia con l'allora sindaco di Castelvetrano, Felice Arrante, che, come riporta la cronaca, sarebbe dovuto essere uno dei controllori occulti dell'iniziativa, assieme all'onorevole Ruggirello, ancora ammesso il procuratore Marzella. Tra gli elementi ricostruiti anche il coinvolgimento della tentata estorsione nei confronti di Niccolò Clemente, storico componente del clan di Messina Denaro, per cui Giambalgo è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 6 anni e 6 mesi di reclusione. L'onorevole Mannino ricorda Leonardo Sciascia, ieri i 100 anni del celebre scrittore di Racalmuto. Vediamo.
Anche l'onorevole Calogero Mannino sulla propria pagina social dà il suo contributo alla memoria dei 100 anni della nascita dello scrittore racalmutese, che fu anche parlamentare alla Camera con il Partito Radicale di Pannella, con un suo personale ricordo inedito, tra cui quello della scelta di celebrare il funerale in chiesa, che avvenne presso quella di Maria Santissima del Monte a Racalmuto. C'è un ricordo molto importante della mia vita personale, ma del mio incontro con Leonardo Sciascia. Siamo nel 1958 e nella sagrestia dell'arciprete di Racalmuto, Monsignor Casuccio, alcune volte ci incontravamo, alcuni giovani, con un frate cappuccino, Franco Algerino, che era stato, vorrei dire, esiliato presso il convento di San Michele di Caltanissetta. Scendeva spesso, perché amico di Monsignor Casuccio, a Racalmuto e si incontrava con alcuni giovani per illustrare il pensiero filosofico e scientifico di Teilhard de Chardin. Un giorno, ad uno di quegli incontri, si presentò Leonardo Sciascia e da quel giorno continuò a partecipare tutte le volte che fu possibile incontrare questo padre cappuccino, padre Cipriano da Falluppe, ripeto, Franco Algerino. Leonardo Sciascia era attentissimo, è rivolto a comprendere il pensiero in quel tempo molto discusso anche all'interno della Chiesa Cattolica, al punto che questo monaco era stato mandato a Caltanissetta dalla Francia, quasi esiliato, perché il pensiero scientifico, oltre che filosofico, di Teilhard de Chardin era fondato sulla dottrina evoluzionista, quella che origina da Carlo Darwin, e che Teilhard de Chardin, come paleontologo, oltre che come filosofo, stava approfondendo lungo dimensioni di ricerca che lo portavano alla compatibilità con la creazione divina. Ecco, io considero quell'episodio un segno non dell'attenzione alla fede, ai problemi della fede, ai problemi di Dio, dell'esistenza di Dio, ma proprio come un segno di partecipazione nel corso della mia trentennale amicizia con Leonardo Sciascia, che ho avuto modo poi di riscontrare, di vivere e di approfondire. Vorrei completare con l'ultimo ricordo. Credo di essere l'ultima persona che ha visto Leonardo Sciascia prima che chiudesse gli occhi, e credo di essere la prima persona fuori dalla famiglia Sciascia che si è presentato a casa di Leonardo quando è espirato. In quella circostanza Maria Sciascia mi pose un problema, mi chiese un consiglio, il funerale, e ci ritrovammo facilmente d'intesa a dire che i funerali sarebbero stati religiosi. Ed anzi, io sentii l'avvertenza di consigliare che il funerale si svolgesse alla chiesa della Madonna del Monte a Racalmuto, una Madonna alla quale, come tutti i racalmutesi, Leonardo Sciascia era devoto, era silenziosamente ma sinceramente devoto. Lega Nazionale Dilettanti, Sandro Morgana, eletto presidente del Comitato Regionale Sicilia, Santino Lopresti, designato alla carica di vicepresidente Area Sud, Carmelo Lentini. Adesso è ufficiale. Il calcio siciliano ha eletto Sandro Morgana presidente del Comitato Regionale Sicilia della LND per il prossimo quadriennio 2021-2024. Le società siciliane sono state chiamate al voto in modalità online a causa del perdurare della nota emergenza sanitaria da Covid-19. Sandro Morgana torna dunque presidente del Comitato Regionale dopo 6 anni e soprattutto dopo aver ricoperto la carica di vicepresidente nazionale della LND. L'assemblea ordinaria elettiva ha inoltre sancito anche l'elezione dei consiglieri regionali Calogero Antolina, Santo Buglisi, David Nicola Gaggeggi, Defentino Corbo, Luigi Gentile, Vincenzo La Pedalina, Maurizio Rizza, Mario Tamà e Aldo Violato. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
Antonino Saieva, Vincenzo Sferrazza, Alessandro Abruzzo, supplenti, Gianprimo Luglio, anch'esso supplente. Il responsabile regionale del calcio a 5 è Maximiliano Birklar, il responsabile regionale del calcio femminile è Natale Ferrante. I 5 delegati assembleari effettivi sono Michele Savoia, Aldo Giuseppe Greco, Antonino Gugliotta, Fabio Ponzio e Andrea Vitanza. E i 4 delegati supplenti sono Giuseppe Cusumano, Calogero D'Alberti, Francesco Gammicchia e Valeria Pisano. Inoltre Cosimo Sibili è stato designato alla carica di presidente della LND, Ettore Pellizzari alla carica di vicepresidente e vicario della LND, Santino Lopresti alla carica di vicepresidente Area Sud, Stella Frascà e Daniele Ortolano alla carica di consiglieri federali nazionali, mentre Maria Rita Acciardi alla carica di consigliere federale Area Sud. Felicio De Luca, Mattia Rusciano e Cosimo Pergola alla carica di revisore dei conti della LND, Remo Luzzi effettivo e Carlo Armignacca supplente, designati quali delegati assembleari della SGS Area Sud. Al primo punto del mio programma c'è appunto la ripartenza dei campionati e questo deve avvenire in un contesto generale di equilibrio per la tutela della salute e per la sicurezza delle persone, insieme con l'esigenza indifferibile di tornare a giocare. Dobbiamo rimodulare e riorganizzare i nostri campionati di lega dilettanti e di attività giovanile. Dobbiamo reintrodurre la consulta regionale, la commissione di studio del calcio a 5. Dobbiamo istituire un tavolo permanente per lo sviluppo e la crescita del calcio femminile. Dobbiamo istituire, questo è veramente il fiore all'occhiello del mio programma, un centro di medicina sportiva presso i locali del comitato regionale, al fine di colmare quella carenza che in questo momento storico è ineludibile in tutte le nostre realtà. Il centro verrà realizzato in collaborazione con la Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Palermo e con la Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport e dell'Esercizio Fisico. Dobbiamo prendere iniziative di carattere culturale e sociale per combattere la violenza, di ogni tipo e di ogni genere. Dobbiamo intensificare i nostri rapporti con il territorio per rendere il territorio più partecipe delle nostre attività. Il territorio deve tornare ad essere luogo di ascolto. Dobbiamo intensificare i nostri rapporti con l'AIAC, con l'AIC, col settore giovanile. Dobbiamo iniziare, ritornare a formare i nostri dirigenti attraverso corsi di formazione che saranno sviluppati con la facoltà di scienze giuridiche dell'Università di Palermo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Buon weekend, a presto.